Mamma mia, sì, è venerdì e ci alziamo. Non è lui, certo che è lui. Lo schiso, guarda come ha schisato bene oggi. Guarda come schisa contro il depecorizzigamento. Buongiorno, coccodrilli. Ci siamo, ci siamo. No, vabbè. Sta pieno di figa, io boh, veramente. State concentrati su sta terrazza. Chissà che succederà. Boh. Comunque sta pieno. E sta pieno sempre bene per tutto. L'importante è che sta pieno. E sta sempre pieno. Ok? Anche perché oggi è un giorno importante, venerdì, sì, è venerdì, voglio vedere le vostre storie belle cariche, devo fare un po' piano perché dormono tutti. E c'è qualcuno sveglio. Oh ma! Che stai a fare? Buongiorno! Vedere. C'è anche Padre Spio che guarda tutto. Anzi due, padri spini. Guarda che belli, raga. Li lasciamo riposare, perché è anche bello questo, che si riposino beati e tranquilli, senza nessuna rottura. No, sta pieno, veramente. Bene sì, coccodrilli. Lunedì ci sarà questa sfida. Io confido nella vostra forza, che è anche la mia forza. Sicuramente sarà una sfida super divertente, perché Giulia è una ragazza divertente, simpatica, però ragazzi bisogna batterla. Quindi coccodrilli tutti insieme per un unico obiettivo, io ci metterò tutto quanto quello che ho dentro, ma anche voi aiutatemi. Forza! Ma buongiorno! Buongiorno sto cazzo! No! Sì! Ma perché? E perché buongiorno a quest'ora? Ma perché? Ma cammina che le urne! Però oggi che è? Oggi è un giorno particolare, oggi che è? È venerdì. Che sì, c'è? Sì, sì, è venerdì. Guarda, ruba, legge, guarda, guarda. Come i sì, veri sì, attori, sì, lui legge. Venerdì. Sì, sì, sì. Venerdì. Sì, sì, sì. È venerdì. Sì, sì, sì. È venerdì. È sì, venerdì. Sì, sì, sì. È venerdì. Sì, sì, è sì, venerdì. Sì, sì. E io dove andare? A fanculo! Oh, ma che bello, mi sono svegliato finalmente. Torna anche la nonna. Il signore me l'ha mandato dal cielo questo. Chi? Tu. Io? Tre volte ti fa arrabbiare però, eh? Tre volte mi fa arrabbiare però... Mica si può essere tutto liscio. Beh. Fai che top. Perché io dato un bacino si commuove sempre, sempre, vero? Certo. Te li ricordi, Fede. Cioè, ricordi. Ricordi sono ricordi. Adesso c'è il presente. È vero. Adesso c'è il presente. Oh, e un fuoco. Ho detto che la barba c'era chi appaffa. Guarda di qui che taglio che te sei fatto. Ma fatto levate di coglion che per prima. Ma che te la fa... fo io la barba la mattina, ma no? Che come no? Ma perché lui usa il rasoio fino proprio alla striscia emoliente. Proprio la consuma tutta fino all'ultimo, perché proprio non le vuole comprare, la mette. Allora fino all'ultimo, l'ultimo. Fammi un po' qua il cincino. Ah, levate di coglioni. Te tir l'acqua, sai? Non fai toccare il cincillo? Chi ti fa trampare dei coglioni? Fammi toccare il cincillo. Ah, che seppia! Fammi toccare il cincillo col pennello. Vattene! No! Te levi di coglioni! Tutto mollo il telefono! Ma è waterproof, eh? Così il butti via. È waterproof! Oh, hai capito? Io non ho capito. È waterproof! Oh, è waterproof! Ah! È waterproof! Vattene che c'ho da fa! Ah, ce la fa, ce la fa! Qua con il cugino Daniele che mi sta accompagnando al manicomio. No, con la camicia di forza. No, devi prendere la moto. Guardate che bel panciottello, quanto è bello, che cugino bello panciottello. No, le bestemmie. Bene, posso riprendere? Collaudata? Aspetta, provate. Eccola la bimba.
Drilli, stiamo per mangiare, ma non so se vi ricordate qualche venerdì fa dove ero. Ero da Minicar Monza, andate a vedere. Ricordatevi, chi acquista da loro riceverà l'antifurto perimetrale gratuitamente. Sì, sì, sì! È venerdì! E noi siamo da Parisi, direttamente da... Minicar Monza. Numero uno delle Minicar, ragazzi. Numero uno, guardate, guardate che spettacolo! Lì nelle settimane precedenti vi abbiamo parlato di altri modelli top di gamma. Oggi non da meno andremo a parlare di Minauto, che è l'entry level della categoria Aixam. Interno, accendiamo il quadro. Vai, accendiamo. Guardate che bel tablet e guardate soprattutto anche porta USB e accendi sigari al top, ragazzi. Ricordiamo che se venite ad acquistare qui da Luca Parisi la vostra Minicar avrete antifurto perimetrale omaggio e maglietta di Carletto Life. Forza, ragazzi! Forza. Oh, quanto hai mangiato? Guarda che te sì. Quanto hai mangiato? Ah. L'acqua l'hai bevuta? No! Dove me la fa per cambiare? Dai, che qua dico io! Arzugo, no? O no, carzughe? Oh no! Il più bello, ragazzi, è la scarpetta. Quanto è buona, raga. Ma il pomodoro, quanto è buono. Ah. Guarda, vieni da ridere. No! Ti viene da ridere. No! Ti viene da ridere. Sono una sediata. Ti viene da ridere. Lascia sto trovare. Quanto mi dè? Mari, vieni un po' a terra, signora, con una mano. Quanto mi dè se la lascio? Un K? Una culata. No! Ma perché? Quanto mi dè? Fermate! No! Guarda chi c'è dietro, c'è tutti, c'è anche padre. Chiappro. Il re della tovaglia, eccolo, guarda non te è contento quando c'ha la tovaglia sulle mani, eccolo, il re della tovaglia, eccolo. Oh, questa è figa. Questa è fa. Fermate, Dio, caro! Questo è VAR. Bisogna andare al VAR. Scusa, ma questa io non so, bisogna andare al VAR. VAR. Si stanno consultando al VAR. Attenzione, tutti quanti si stanno consultando. Stavolta è ammonizione, alla prossima va fuori lei, eh? Ok? Ok? Cane, figlio di una mignotta. Chi è? Però? Tu sei un figlio di una mignotta. Perché? Perché sì. Guarda quanto è bellino il mio roccone. Bollo. Già da diverse settimane da questa dormimo? 30 sono cominciate le vaccinazioni. Sto riposo io. Cioè tu non stai a dormire? No, ma va sul lettino. No, dopo gli occhi di tutti le vaccinate. Va sul lettino. Va sul lettino. Per caregiver e fragili va sul lettino, no? ma stai a dormire, ma non dormo niente. Ah, non dorme, lui non dorme, riposa gli occhi. Anche voi riposate gli occhi, fatemi sapere, perché come si riposano gli occhi? Li chiudi? Chiudi gli occhi, senti quel che dici. Ah, quindi potresti sentire anche la radio tutto il giorno tu. Staccamo la televisione, no? No. Che te gratta il cincillà? Se stai a grattare il cincillà? Mannaggia. Fanno tocca al cincillà. Merda di coglioni. Fanno tocca al cincillà. Cincillà. Non sta tocca al cincillà. Oh. Ah, che secchio. Perché io parlo male. Ci sente tu? Ci sente. Che sente, nonna Maria? Sento una scelerba. Sente o non sente? Sento una scelerba. O no? Sente o no?
che sega! Ah! Che parolacce, c'è i bambini! È davvero, eh! C'è i bambini! Riesco a Montefalco, la ricchezza artistica di questo territorio. Ma va sul letto, no? Anche dal settore di vinicolo che è, come sappiamo, che è tantissima. Ma stai a dormire? Non è vero, non dormi, vabbè. Riposa, riposa gli occhi. Ancora non ho dato un nome alla mia moto, che è questa qua. Come ogni volta che ci sto sopra, ogni volta che ci vado, mi fa stare bene, la chiamerò la Gianna. Erano scappati i cani, ma l'ho ritrovati, eccoli. La calappia cane. Rox è un figlio della mignotta proprio, scappa sempre questo. Guardate che lavoro. Mannaggia. Adesso non so come riportare. Perché sto con la Gianna, come fa a riportare i cani? Allora Rock, tu stai dietro a me, te reggi, ok? Prissi la mettiamo davanti. Eccola, è arrivata. Sì, io ho detto che poteva solo migliorare, ma qua peggiore e basta la giornata. Perché? Perché sei un coglione, la seconda volta che lascio il cancello aperto. Oggi è la seconda volta che lascio il cancello aperto. Non tocca tornare con i cani così. Eh certo, vai. Sempre, se avete modo, ogni tanto portateli fuori perché gli dà energia, gli dà forza. Questo è tutto rimbacucchito, è proprio rimbacucchito totalmente. No, rimbacucchisce tu. Quindi quando esce prendi un po' d'aria, capito? Questo è tutto, vedi, è imbacucchito, guardate, nemmeno non sente, sentite? No, quindi tu. Non sente, sta parlando a vanvera, guardate, non ce la fa, fai scalino, ti do una mano, ti do una mano, ti do una mano dal sottopalo. Oh, smettala, No. Eccolo, però vi voglio far vedere anche una panoramica perché stiamo dentro la Punto Drillo. Cioè, eccolo, guardate il coccodrillo dentro la Punto Drillo. Come ci si sente andare dentro la Punto Drillo? Male. Perché? È perché stavo ben prima. Fermate! Testa di cazzo! Ma che cazzo tu partenzi? Stronzo! Consuma le gomme e il motore alla frizione! Stronzo! Ah! Che bello l'arco etrusco, ragazzi. Dai, bello? Oh, questa è, è bello o no? È bello, ma dai. Che gli do? Che gli do? Che c'ha la maglia come la mia. Chi sarà? Chi sarà? Eccolo! Passo. E a questo ragazzo voglio comunicare una cosa. Che sarà la prima persona che invito personalmente al video della mia canzone! Sei contento? Sì. E dopo c'è sto ragazzo che è anziano che ancora gioca. Sono anche forte, sai? Sì, sotto l'aceto. Ma quando vedi la figa come si fa? Come? Come? Quando si vede la figa come si fa? Arriva! Evviva! Figa! Il coccodrillo come fa? Cra! E mangia e beve e tira a campare! Cra! E paga sempre Federico! E lui si fa anche il figo! Lo vedi? Guarda qua che auto che sta fatto! Prima c'era in cassone, adesso è un'auto! Prima c'era una macchina! Devi da cucire la macchina! Che bella la tua! Tonello Venditti! Guarda Antonello Venditti! Antonello! Si è fioccato Antonello! Vai via! Ma è vero che il papa si dimette? Va via! Va via! È vero o no? No, va via! Perché che lui no? È bravo! Che fa? Ama gli ultimi, come me, va via! Devo condividere un po' con voi anche questo momento. Sto andando a fare un aperitivo, che è il compleanno di un mio carissimo amico, nella mia città. Per me è un po' emozionante perché era tantissimo che non lo facevo nella mia città. Quindi, boh, bello! Per voi com'è stato? E chi c'è? Il bulletto del quartiere, incredibile, eccolo il bullo. O ste? Che vuoi dire? Chattatelo il bulletto del quartiere. A me piace più Topaz. Roasted! Martina! Topaz è
Topazia. Meglio Topazia o Roasted Martina? Ma come mai ultimamente deve essere sempre nero? Oh, sei bellissimo. Mannaggia, è da sta ferma che le mani. Oh, che le mani sta ferma. E come ancora fa? Niente, è da sta ferma. Oh. Come? Ci va a mangiare, ci va a mangiare, ne ha mangiato? Alle 10 c'è il coprifuoco. E io ti fa il pennello. Tu da me fai una sega. Levati con sti ciucci. E io ti fa un pennello. Mannaggia Cristo. Oh! No! Pennello. Ma levati di coglioni! Manco un pennello. Io un bastonza. Ma un pennello. Ah. Un pennello. Ma tu lo stupido, perché vieni a fare di qui? Perché volevo fare il pennello. Mannaggia. No! Ma quanto è caldo. Più un bastone. Ma è caldo. Fa vedere quanti gradi sono. Ma che mi frega, l'ho chiesto a te. Ma è maggio. Smostra, basta che non mi rompi i coglioni. Ecco qua. Bacetto là che vuoi dormire. Dai un bacetto. Va a dormire. Dammi un bacetto. Ma oh, quanto sei bellino. Oh, devi fare il nonno buono. Sì, e tu non ne la rompi i coglioni. Tu ecco. Fai il nonno buono. Tu non rompi i coglioni, qui sono buoni. Buonanotte. Sì. Buonanotte a tutti, a tutti i coglioni. Ma qui è un mafficcio, che ne so che è. Guarda che tavolo, ragazzo, basta vedere il subietto di sto. Quindi buonanotte a tutti, fermati. Ma possibile che questa rubi coglioni tutte le sere? Che t'ho fatto? Tragi. Com'è? Quando? E allora te dico io, mannaggia! Ma che t'ha fatto? Che t'ha fatto? Sono la logica! Oh! Io voglio la nonna Maria. Vieni da me, vedere a tuo capone. Dalla buonanotte da tutti. Buonanotte a tutti i fan. Tutti i fan, tutti quanti, mi raccomando, pregate. Pregate, perché se pregate qualcosa acquistate, se no la discesa ce l'è sicuro. Discesa. Andiamo in salita che è meglio. È bello! Buonanotte. Buonanotte, cocco. Il Signore ti dia sempre bene. Speriamo. Gente allegra, Dio l'aiuta. Dorilli, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani. Domani sarà una bella giornata interessante. Perché i miei amici mi porteranno a mangiare fuori. Io non so nulla. Vedremo dove mi porteranno. Un po'. Non sto con loro, quindi sono contento. E poi dopo alle 18 tutti sintonizzati per la partita con nonno Faustino. A domani ragazzi, vi voglio bene, buonanotte.